Carlo, si sarebbe in diretta. Perché siamo in diretta? Subito così. E ce n'è da parlare, se te c'è una rubrica tua, di che vuoi parlare? Ma qui ce n'è parlato tante cose. Parliamone. Allora parliamo. Il puntone, Carlo Brandini Dini. Il puntone, Carlo Brandini Dini. Io questa settimana vorrei un po' parlare di quanto ci costa quell'ente della bonifica della Valdichiana. Quello che una volta era chiamato ente merenda, perché sì, erano tutti a far colazione a merenda, sì, quando entrava. Sì, e questo ente qui è un ente che non si sa a che serve, non si sa a cosa mira, eccetera. Arriva ai fogli che bisogna essere soci, bisogna pagare. Ora c'è da pagare i fossi. C'è da pagare i fossi, ma tutti gli anni c'è da pagare i fossi. Fin da che congiuliere, se fossi fuoco. Se fossi, e quindi questa è una cosa che deve essere messa in mano, perché insomma, la gente ha fatto il reclamo, non ha pagato, ha pagato, non sa cos'è, non qui c'è un consiglio, tutto in televisione. Sarebbe una tassa per tenere puliti i fossi. Sì, sì, una tassa su, però è una tassa non sui fossi, una tassa sugli appartamenti, su, per tenere puliti i fossi. Sì, per tenere puliti i fossi, per quindi il puntone che si dà, quest'ente? No, quest'ente deve essere annullato, che non è l'unico ente inutile, ce ne sono tanti, no, infatti sono recenti, no, enti lì. No, per quelli sono veramente tanti, tanti, però la gente... Senti, vorrei darti una spiegazione. Dimmi. E se non ce l'hai, indaga. Sì. Il comune ha dato via l'ATAM, no, l'azienda di trasporto, l'ha data alla ferroviaria. Sì. E fino a qui, va bene. Poi ha ricomprato dei pullman, che li vedo in giro, delle corriere, per girare in città. Sì. E che verso sarebbe? No, anche lì è un'altra cosa che ci si è capito poco noi arrettini, perché effettivamente il comune ha venduto l'ATAM alla ferroviaria, però ora ha una gestione di alcuni pullman propri che camminano per Arezzo, che non so se sono dell'ATAM o se sono del comune. Chiamano, Rita, lei sa tutto, come si chiamano i pullman? Le lancette. Ah, le lancette, sì. Lancette. Sì, sì. E quindi... Forse perché tra poco è l'ora di cambiare amministrazione, dell'orologio. Capito? Sì, dell'orologio. Sì. Poi l'ATAM è un ufficio che serve perché, insomma, l'ATO e tutto, insomma, lì il trigirino è venuto fuori che l'ATAM è andato via perché era troppo grande e quindi ci è andato i vigili urbani a pagare l'affitto, l'ATAM è andato in un altro posto perché ora dovrebbe solamente fare i posteggi, che poi anche questi andrebbero visto perché... Che sta a fare dei posteggi qui è un pozzino d'oro che lo so chi lo prende. E quindi dove sono andato in un ufficio? Sei troppo criptico, quando no. Parli non si capisce, i nomi non li fai, i posti non li dici. E l'ATAM, come sta chiamando? Capito, ma siamo mica Salotto. Che ma come sta chiamando? Ma la gente vuol capire. Ma no? Te allora, dagli il nome te all'ATAM. Chiamiamolo Beppe. Beppe. No, allora. Che come Fanfani. No. Chiamamolo Gianni. No, è come Dringoli. Ah sì, no, Franco Dringo. Ah ecco, allora. Ascolta, il tempo è scaduto. No, c'è solo da dire, è finito. Come è finito? C'è solo da dire cosa ci auspichiamo per questo 2006. Ecco, per questo 2006 noi ci auspichiamo. Siamo nel 2011. Ecco, sì, ma partiamo dal 2006. Dio, buona cosa, stamani. Carlo, questa è arteriosclerosi. Cioè, fai una tua cosa. O mia? Di tutte e due. Facciamo una cosa. Per stamani si saluti dal Bonanno. No, bisogna dire che c'è Fauro nel 2011. Cioè, procede ora. Se dice sta. Ma se vengo qui tutte le volte al telefono. Mi fai sentire che me lo passi. No, che ma un minimo di rispetto. Io sono un direttore di un giornale, di una televisione. Hai ragione. Mi risulta che in ufficio te ce l'hai il telefono apposta, fai tutto questo caso soldi per pagare. Insomma, le chiacchiere. Buon anno, dai, la prossima volta si dice quello che si farà. Buon anno a tutti, un felice anno nuovo. Anno nuovo e speriamo, 2007. E speriamo che dirompente. No, siamo nel 2011, allora se no qui non ci si capisce. Sembrava registrata. Per far vedere che siamo in diretta. In diretta. Allora, tanti auguri a tutti. I nostri cittadini. Anzi, per fare vedere che siamo in diretta, guarda, si chiude su una vedi?
Battisti, l'Italia in piazza, capito? Per far vedere che di oggi, come le Brigate Rosse, come, sì, come uno rapito, guarda, te lo metto dietro. Posso fare il conduttore, ma te di Battisti che ne pensi? Ma insomma, Mogol e Battisti sono una bella coppia che ha dato all'Italia delle belle canzoni. Ha vinto Sanremo. Come no? Certo, c'era la canzone, quella che faceva le bombe fatte in casa tutte poi e le Brigate Rosse, te la ricordi? No, no, io sono più giovane di te, sì, che come faccio? Alla prossima settimana.